6 marzo 2023, mi trovo il mio orto comune di Comacci, sono le 16:21. Guardate che bel panorama. È primavera. Ieri era più caldo. Oggi è freschetto. Vabbè, si sta bene qui. Qui c'è molto da fare. I cani fedeli guardiani qui vicino al mio terreno. Beh, marzo, che non si può arrivare a aprile, maggio, giugno, luglio, gli anni passano e ci facciamo vecchi. E che si fa? A proposito, qui abbiamo gli alberi di nocciola. Sì, di nocciola. Volevo dire che qui sono i noccioli. Qui sotto, quindi io metto due alberi là, e qui, lì e lì, che non attaccato. Invece, quest'albero grande, questo avrà una cinquantina di anni, sono nato qui, i figli, le ciliegine, se vedete, albero di ciliegia, giorni, altri due. Questo qui, questo è più grande, sì, questo è 3 metri e mezzo, e questo qui è veramente bello, eh? Questo arriva a 6 metri di altezza e l'anno scorso ha prodotto ciliegie, una varietà di ciliegie veramente buone, ottime per la marmellata, una varietà antica, questo è già in estate, eh? Ma adesso prende tutte le qualità in estate. A proposito, mica ci ho fatto caso qui, eh. Sul mio terreno c'è una quercia. Non ci ho fatto caso. E qui questo ce la lascio. E qui, sì. C'è l'erba cipollina. Albero di mela. Albero di ciliegie. Altro albero di ciliegie lì sotto. Albero di albicocco. Quest'albero di mele ci sono in estate due varietà, poi pere, ciliegie, topinambolo, queste sono piantine selvatiche ma fanno ciliegie buone, poi le scaule le tolgo da qui e le metto di mora qui sotto